Ok, partito? Allora, secondo voi è possibile fare 53 piani a piedi? Ecco, questo è quello che faremo noi domani. Ragazzi, qui a Varsavia hanno da poco costruito il grattacielo più alto d'Europa. Questo grattacielo è ancora chiuso al pubblico, verrà aperto nel 2023, però hanno organizzato un'iniziativa davvero super carina, ovvero una sorta di maratona in cui bisognerà scalare appunto questo grattacielo a piedi. Quindi non potremo prendere l'ascensore, dovremo farci tutti i 53 piani a piedi. Quindi le scale saranno le protagoniste. Mamma mia. Wow! E ovviamente l'obiettivo sarà arrivare in cima. Arrivati alla terrazza, appunto, potremo vedere in anteprima la vista su tutta la città. Abbiamo prenotato il biglietto praticamente un mese e mezzo fa alla fine e l'abbiamo pagato 15 euro a testa, ovvero 30 euro in due, e i soldi c'è scritto che verranno devoluti per l'Ucraina, quindi anche una buona iniziativa. Siamo da Biedronka per prendere un po' di banane per mangiarcele domani, perché dobbiamo avere la forza nei polpacci e quindi le banane ci aiuteranno un po'. Ci compriamo anche qualcosina per la settimana perché ormai abbiamo quasi finito tutto e quindi facciamo una piccola spesa. Przez 7 dni w tygodniu możesz wypożyczać książki z dziecięcej biblioteki Biedronki. Regulamin korzystania z biedronka.pl/biblioteka. Facciamo un velocissimo svuota la spesa, non è proprio una spesa, è due o tre cose di cui avevamo bisogno. Abbiamo preso due avocadi perché erano in offerta. Abbiamo preso quest'uva rossa viola che ci attirava tanto e anche questa era in offerta. Poi questi 500 grammi di pomodorini, poi abbiamo preso questo chilo di pasta, i soliti fusilli polacchi perché avevamo finito tutta la pasta. Poi abbiamo preso questo in offerta che è il macinato vegano e alla fine dai per 1 euro abbiamo detto ma sì, assaggiamo una cosa nuova, ce lo mettiamo, boh, non so come lo prepareremo Beh, tipo se sinceramente. ti fai il riso, ci metti un po' di macinato, un Sì, po' ci di sta. verdura, fa piatto unico, diciamo. Sì. Poi nel reparto freezer abbiamo preso questi pieroghi alla carne, un lenticchio, Lenticchione anche. ci sta. Poi abbiamo preso qualche pera, che sono buonissime le pere. Il solito pacco di spinaci, che alla fine ci sta. Surgelato! Freezer. Poi le 5 banane che ce le mangeremo tutte No, domani. Madonna! Madonna, no, esagerato. Capito che dobbiamo scalare l'Everest, Madonna. però. 5 patate belle grandi che così possono sempre servire. Sono 200 grammi di patatine, però ce le dividiamo in 2 giorni. Beh, direi di sì, Sì. cioè, perché è un pacco grande. E sono al Tuareg, al formaggio loro. E tra l'altro, guardate ragazzi, c'è scritto proprio Polski, c'è la bandiera polacca. E era carina come Ma idea, così sì, dai. assaggiamo delle patatine tipiche. Ci vediamo domani mattina. Buongiorno con una colazione energizzante. Un bel pancake bello grande con una bella spalmata di burro d'arachidi. Ragazzi, non vi avevamo ancora fatto vedere la nostra colazione di questi giorni, mi sembra, ma con la bozza di Too Good To Go, che c'era 1 litro di buttermilk, abbiamo fatto i pancake. Ne abbiamo fatti tantissimi, così li abbiamo congelati e poi li abbiamo usati per la colazione di tipo 15 giorni. Ah, è bello caldo, ce lo scaldiamo poi in padella. Sempre la Una roba. goduria. E sono venuti una meraviglia questi pancake, ancora meglio della volta prima, perché abbiamo messo il burro anche nell'impasto. Ragazzi, sono le 9:20 del mattino, siamo in tenuta sportiva e ci stiamo dirigendo verso il grattacielo, verso la
Barzo Tower si chiama, e praticamente dalle 8:30 aprono gli uffici dove fai la registrazione per partecipare, e poi in teoria ci danno anche tipo una sacca con dentro delle cose, non abbiamo capito bene, tipo una maglietta, in teoria il tuo numero, sì, da incollare sulla, sì, maglia, sì, sì, non lo so, boh, e forse l'acqua, una cosa del genere, comunque vedremo poi insieme. Ecco ragazzi, qua è dove dobbiamo salire. Sono terrorizzata, giuro. Non serie siamo, cioè, noi. Ma noi siamo venute qua per gioco, la gente si allena, madonna. Madonna. Se non ci sentiamo male, che mica siamo preparate. Madonna, questi si stanno scaldando. Madonna, assurdo, noi non abbiamo fatto niente. Sai, sembra tipo all'esame a scuola che dici, madonna, ma tutti gli altri sanno le cose e noi no. Questo è il mio numero e Lucrezia ha un altro numero. Questo vuol dire che non staremo insieme. Mamma mia, poi vabbè, ci hanno dato la maglia che adesso dobbiamo mettere e attaccarci il numero. Questo è il camerino con il lucchetto, così almeno lasciamo anche lo zaino, la borsa, esatto, e tutte le cose. E ci hanno regalato la Red Bull. Se non ci viene un colpo. Mamma mia. Ciao. Ora che abbiamo incontrato. Voi siete già pronte, siete già, sì, cariche. Sì, sì. A che ora partite? È 11:30. 11:30. Io mezzogiorno. Ma io mezzogiorno e mezzo. Ah, okay. Segnalate mezz'ora, ci vediamo in cima alla torre. Sì, sì. Siete pronte, siete, sì, cariche? Più o meno. Banana. Una divisa due, perché ho paura che poi vomitiamo, perché fra mezz'ora inizia. Abbiamo visto che anche gli altri hanno la banana, quindi ci abbiamo azzeccato. Wow. Idea perfetta. Sono agitata come quando facevo le gare di sport. L'avevo preso come una cosa divertente, ma mi sa che non è divertente. Stiamo cercando di combinare le cose per trovarci sulla terrazza. Vabbè, dai ragazzi, ma le kebab saremo separate, dai, sarà una cosa diversa, dai, prendiamola così. Sì. E poi si parte da fuori? Da soli. Uno alla volta? Sì. Oddio. Stelesta 95, Chiara. Stelesta 96, Rafał. Stelesta 97. Vinci la maratona! Andrzej, zamykaj nam stawkę. 2, 1, ruszamy. Quarto piano, settimo piano, e sono sfinita. Dai, quasi al decimo, me ne mancano ancora 40. Ventiquattro piani, siamo quasi a metà. Chissà se Lucrezia è già partita o se è già morta stesa sul primo gradino. No, avevo fatto partire il video al contrario. Pensavo di essere a selfie mentre sono partita. 5 secondi, 4, 3, 2, 1, go! Oddio, ma non c'è nessuno. Madonna, io già sono stanca. Porca miseria. Ah, ok, qua c'è scritto il piano. Sono al piano numero 2. Decimo, decimo, decimo piano. Sì.
siamo messi tutti nella stessa situazione, pure quelli super allenati non ce la fanno quanto me, quindi mi sento importante. Dieci piani, mancano solo 10 piani. 47 piani in 20 minuti, ho calcolato. 47 piani in 20 minuti. Ok, non ce la faccio più. Dovrebbero essere 53 piani, sto al 47. Ci siamo, la terrazza è nostra, fra poco. Via. Beh, questa faticata, ma la vista ripaga. Mozzafiato. Thank you. Siamo andate a mangiare al Marriott al 40° piano, cioè bassissimo in confronto a dove siamo ora. A New York. Mamma mia, che figata! Adesso stiamo scendendo e qua sotto c'è un'altra terrazza con altra musica e mi sa che danno altre Red Bull. Dessero da mangiare. Ma che bella esperienza, troppo bello. Avevo l'ansia invece alla fine. Ma alla fine è stato un gioco da ragazzi. Ma no, ragazzi, alla fine meno di mezz'ora per fare 53 sì. Piani, mica male, eh? Mica male, non sono manco stanca, cioè solo il fiatone. Alla fine siamo contentissime perché pensavo di metterci tipo mezz'ora in più degli altri, sì. Perché comunque, come vi abbiamo fatto vedere nei video, era tutta gente comunque allenata. Cioè, invece alla fine ci abbiamo messo tipo 5 minuti in più degli altri, sì. Quindi dai. Ok, forse è arrivata l'ora di andarsene, no? Sì, è da tipo 3 ore che siamo qua. Ma che ore sono? È troppo figo. L'1 e 20. Madonna, io ho anche fame. Vero, mamma mia. Thank you.
Avete riconosciuto il posto? Siamo da Milk Bar. Io ho preso queste polpettine vegetariane che non ho capito che cosa sono, però attirano tanto. E il purè, ma guarda quanto attira il purè messo in questo modo. Ma quanto ce n'è? Cioè, ci sono tipo 8 patate, mi sa. Wow. Io invece, ragazzi, ho preso del riso bianco con delle verdure al sugo e poi abbiamo preso una buona torta. Buono, eh? Col burro dentro. Eh beh. Sempre tutto buono qua, sì. Semplice ma buono. È stata una giornata grandiosa, ci siamo divertite da matti e siamo state anche super felici di aver incontrato per caso Francesco durante appunto la maratona, chiamiamola così. È stato davvero super bello, speriamo che questo video vi sia piaciuto, è stato un video diverso. Se così fosse, lasciateci un bel like qui sotto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima favolosa avventura. Oh, no.